La Sappada si tira un gran sospiro di sollievo dopo la riapertura, seppur a senso unico alternato, della strada verso il Comelico. 36 ore di lavoro continuato per liberare l'arteria dai quasi 3.000 metri cubi di materiale portato a valle dalla furia del maltempo che si è abbattuto nella notte tra il 6 e il 7 agosto. I danni infrastrutturali sono limitati con la sostituzione del guardrail e parapetto in legno lungo la sponda destra del fiume Piave, divelti dalla potenza del movimento franoso, piazzati in New Jersey in cemento armato che garantiscono la sicurezza richiesta per il transito dei pedoni e mezzi. Bisogna ringraziare la Regione, Friuli Strade e anche Veneto Strade che ha collaborato, sono stati esemplari e tempestivi assolutamente. Ironia della sorte vuole che la settimana scorsa avete inaugurato la cosiddetta ferrata, no? Era tutto a posto, purtroppo adesso da rimandare a data da destinarsi. No? Neanche, era stata aperta la sera precedente purtroppo, un impianto bellissimo, molto particolare, e purtroppo è andato per buona parte distrutto.